Perché adesso dopo 2 anni, noi 2 anni fa quando c'è stato il terremoto all'Abruzzo, che poi era in realtà proprio tutto il centro Italia, Lazio, Abruzzo, Marche, infatti tutto il centro Italia, e avevamo, ci eravamo interessati, volevamo fare qualcosa, ma non so piccolo per dare una, un contributo all'inizio. E all'inizio, in realtà, in quelle zone hanno ricevuto tantissimi aiuti da parte di tutta Italia, cioè gente che mandava derrate alimentari, pannolini, cose per bambini, erano pieni di roba, cioè non sapevano neanche dove metterla perché non avevano gli spazi, perché erano collati per quelle parti per bambini. E hanno detto il problema è che tanto non sono subito dopo di un evento del genere, perché dopo un evento del genere di solito la popolazione si mobilita e fa di tutto. Il problema avviene dopo, perché dopo queste cose cadono nel dimenticatoio e le grandi opere di ristrutturazione fanno fatica a essere poi completate, tant'è che ancora adesso ci sono un bel po' di container che hanno installato ma che non avevano il liquido antigelo, per cui sono rotti e sono gli altri. Per cui, ecco, queste sono cose effettivamente molto costose che diciamo, sono al di fuori della nostra portata, però avevamo chiesto, avevo contattato alcuni comuni, avevo chiesto in giro se qualcuno conosceva direttamente persone sul posto che potessero bypassare realtà che, molto viziose che siano, comunque generano spesso dei costi, diciamo, per cui uno dice riesco a mettere magari 500 euro, 1000 euro di qualcosa e ne arrivano la metà, no? Per far arrivare direttamente un aiuto. Dopo quasi 2 anni il nostro amico... Ce l'abbiamo fatta. Sì. Qualcuno di voi lo conosce, Angelone, è un ex giocatore di basket che ha fatto il corso di formazione con noi, ha fatto 2 metri, e ha questo gigante buono che sta sempre con i bambini, che ha tanti contatti, tante conoscenze, e ci ha messo in contatto con questa signora che fa l'insegnante in questa scuola di Tolentino, ma è anche assessore alla cultura della città di Tolentino, e cioè del consiglio comunale. E lei ci ha detto, guardate, stiamo facendo questa cosa, stiamo facendo, ristrutturando, abbiamo ricostruito una scuola elementare, la stiamo allestendo, per cui c'è, cioè, quello di cui può esserci bisogno sono, diciamo, l'attrezzatura per questa scuola, e almeno così abbiamo avuto, diciamo così, un progetto a cui aderire, e abbiamo deciso di farlo. Appunto, c'era la possibilità, Angelo ci aveva proposto la vendita delle uova di Pasqua, lui non so quante centinaia di uova di Pasqua ha venduto, abbiamo detto non sappiamo dove mettere queste, e poi piuttosto che fare anche di caricare dei costi, perché comunque le cose vanno acquistate e poi rivendute, per cui no, poi vanno tenute le uova, vanno tenute, no? Allora detto, facciamo quello che facciamo noi, quello che facciamo fare, e facciamo una raccolta fondi libera in modo tale che riusciamo a prendere qualcosa di più. E allora abbiamo immediatamente chiamato Beatrice, ho detto, perché è l'occasione per fare di nuovo qualcosa insieme, che è una cosa che ci piace fare, esatto. Cerchiamo opportunità per fare quello. E quindi grazie a voi, adesso daremo un po' di contributo a questo progetto. Intanto grazie anche da parte mia per essere qua, per questo atto di fiducia sulla Iola, che è uno stile un po' diverso da quello che siete magari abituati a praticare, e quindi sarà abbastanza normale che vi guardiate, perché magari non vi dico esattamente cosa stiamo facendo, ma perché si lavora molto con movimenti a onda, si lavora molto con movimenti delle braccia un po' differenti che vanno a curvare le linee abituali. Mi sposto più avanti. Sono contentissima di essere qua per questo progetto, perché come diceva Max, mio fratello un anno e mezzo fa è andato proprio a fare in questa scuola di Tolentino un progetto di programmazione per i bambini, perché hanno tanto bisogno, soprattutto perché adesso tante persone che vivono nei container non escono più di casa, hanno bisogno di fare attività per la comunità, e quindi raccogliere fondi che poi portino nuova linfa nelle comunità, nella comunità scolastica, eccetera, è importantissimo. Sono invece terrorizzata ad insegnare qua, che l'ho evitato come la peste per tutti questi anni, perché questo è stato il primo posto dove ho praticato yoga, l'anno scorso anche allora, e quindi ho cercato di nascondermi il più possibile con Max come insegnante. E ci sei riuscita. Ci sono riuscita. E quindi per me è anche una grandissima emozione essere qua oggi.
Monia, voglimi bene anche dopo che ti ho fatto fare lezione con Silvia e Max, perché Silvia vuole il suo battesimo dello yoga venuta qua per questa iniziativa. E quindi così. Bene, possiamo iniziare. Vi sedete comodi. Dopo questa introduzione. Gli occhi chiusi e ti lasci respirare. E osservi semplicemente il tuo respiro. Aria fresca che entra, viene. Aria tiepida che esce, porta via tossine, svuota. Respiro nelle mani. Prendi contatto con tutto quello che accade quando respiri. Il corpo che si espande. E torna verso il centro. Il battito del cuore. Toracica, inclina appena la schiena in avanti, le dita che girano dietro e quasi ci davanti, respira nelle mani, i piedi che spingono appena a terra in avanti per sostenere la schiena. Ruotare in avanti e staccare, tipo balli, e scuoti dolcemente, scuoti come se scodinzolassi e sentivi la schiena scuotersi, vibrare, e osservi come si modifica il respiro in questo movimento. Movimento all'inizio sembra farsi più grande nella lentezza, poi piano ti fermi, le mani alle ginocchia, arrotonda indietro in alto, usa le mani come se bilanciassi l'azione, ti tirassi e ruota in avanti il bacino, le spalle scivolano in basso indietro, lo sguardo si apre, ancora arrotonda indietro in alto. E i movimenti partono dal coccige, l'ultima vertebra dal coccige ricomincia a srotolare, via. Ancora una volta, ritorna indietro in alto. E poi mi segna, vortici, vuoti tutte e due le spalle verso destra. Ti allunghi in avanti. E man mano ti spinge via, l'altra ti tira verso sinistra, torni indietro. Ancora, vai a destra, srotoli in avanti e torni indietro in alto, mano sinistra sulla coscia destra, appoggia il dorso se puoi,
e l'altra mano si allunga indietro. Prima allunga come se volessi toccare con le dita la parete. E poi lascia appoggiare la mano a terra. Lascia che passi sotto l'altro braccio. Mani sulle ginocchia, spingi via, allunga la schiena. E poi tira a te le ginocchia, arrotonda, vai indietro. Sentirai le spalle allungarsi, creare spazio, e poi spingi e la schiena si allunga e di nuovo tira a te, mentre arrotondi indietro in alto. Un'ultima volta. E mentre torni, le mani si staccano, le braccia si intrecciano in Garuda e i gomiti salgono al cielo, così lo sguardo. E poi schiaccia bene i gomiti al petto, ti arrotondi indietro. Risali vertebra dopo vertebra e di nuovo allunga. E di nuovo schiaccia la tonda. Un'ultima volta sali. E le braccia si aprono. Fermati a metà strada. Inspira, apri bene. E tutti i muscoli inspiratori si aprono, creano spazio. E poi di nuovo mani sulle ginocchia. E disegni vortici a sinistra. Allunghi. Torni, indietro, in alto e ancora, ti lasci allungare qui e crei spazi, possibilità per la schiena, per le spalle, per il bacino, ancora. E mentre torni indietro, risali in alto e poi il braccio destro sulla coscia sinistra e la mano sinistra si allunga. Poi lasci che la mano si appoggi a terra. E dal coccige alla sommità della testa ti lasci allungare. E poi staccare la mano dietro, scivolare sotto l'altro braccio. Mani sulle ginocchia, spingiti via, allunga. E poi richiama le mani, le spalle, arrotondi indietro in alto. E di nuovo ti allunghi. E di nuovo torni. Ultima volta. E nel tornare, Garuda. I gomiti salgono al cielo, così lo sguardo, dove il collo è comodo. Pensa più di creare spazio nella gola che schiacciare il collo indietro. Torna, rotonda. Schiaccia i gomiti al petto. E di nuovo dal coccige risale. Fino alla sommità della testa. E ancora torna. E nel risalire. Sciogli. Stai. Inspira. Faccio un balletto. Mani che spingono in avanti, alluci che premono indietro, fletti i gomiti. Vai a sederti sui polpacci. Quando tocchi i polpacci con le mani, tira a te il tappetino, arrotonda. Fai una gobba grandissima e l'interno delle cosce è attivo, sentirai attivarsi di più l'addome. Srotola e sali di nuovo in quadrupedia. E poi fletti i gomiti, spingi indietro e senti la base dell'alluce che continua a premere nella terra. Esploso manca.
arrangio arrotonda la schiena, risali piano, vertebra dopo vertebra srotta. L'ultima volta. E mentre arrotondi e risali, porta con te il ginocchio destro verso la fronte e poi lo allunghi indietro. Spingi lontano dal tallone. Le mani continuano a premere in basso e in avanti. Fletti i gomiti. Continua a spingere in avanti con le mani mentre scivoli verso terra. E appena sfiori, risali dal tallone. Spingi indietro. Stacca la mano destra. E apri al centro. Appoggia il piede destro a terra, gamba distesa. Effetto domino, adesso caduto. E risali piano con il busto verso il cielo. Parigasana. Mano destra al fianco, mano sinistra al cielo. Prima allunga e tira una gamba verso l'altra. Come se volessi stringere qualcosa tra le cosce e poi lasciati flat verso la gamba distesa. Sto strutturando tutto, piano piano. Torna sul piano, come se volessi toccare il soffitto. Fletti il braccio, gomito che si flette, attiva tutti i muscoli della spalla e poi allunga il braccio in avanti. Pensa di voler staccare il busto dall'anca e poi piano appoggi, lenta, la gamba che sale. Fletti la gamba destra, scivola in avanti piano. Lento. Porta l'avambraccio destro sulla coscia, spingi come se volessi staccare, spingi, senti proprio la spinta in basso e in avanti. E il braccio sinistro passa dall'interno, come se divenisse un attico, e ti fletti lateralmente. Usa i piedi per allungare il tappetino, per tenere stabile il bacino. Crea spazio nei lati del corpo. Ancora respira dietro e lasciati flettere di là e senti il movimento che parte dal centro del corpo, si piega lungo il tappetino, il braccio spinge, tutto il centro si attiva e torna piano, sciogli e le braccia dal basso risalgono e così busto. E ti lasci affondare le mani che si intrecciano in alto. Torna piano, mano a terra e sollevi appena il ginocchio dietro, scivoli in quadrupedia, ginocchi a terra e come prima un'onda vai a sfiorare i polpacci, arrotonda la schiena, risali ancora una volta, fletti, scivoli indietro, arrotondi dal coccio alla sommità della testa, risali e quando le orecchie superano le spalle srotoli, riallunghi e l'ultima volta scivola indietro. Nel risalire porta con te la gamba sinistra che va a sfiorare la fronte o verso la fronte, le mani che respingono il tappetino e poi allunga indietro la gamba che spinge lontano, le mani che premono a terra in avanti, fletti i gomiti e il petto va a sfiorare la terra, il tallone verso il cielo e risale, le mani che spingono le mani, il tallone e la mano sinistra che si apre al cielo. Lascia cadere le mani sinistra a terra e richiami il busto verso l'alto. Mano sinistra al fianco, mano destra al cielo. Tira una gamba verso l'altra. Stabilizza, crea spazio e poi lasciati flettere. E poi tornare piano. Prima il gomito si flette, si attivano i muscoli della spalla, della schiena e poi allunghi. Crea spazio nei fianchi e lascia appoggiare la mano.
la gamba che si solleva, viene davanti lei. I piedi che allungano il tappetino, uno spinge in avanti, l'altro indietro, gomito o avambraccio sulla coscia sinistra, arrotonda tutta la schiena e il braccio passa da davanti e ti fletti di lato e torni a tuffarti in avanti e ancora premi forte con l'avambraccio e i piedi che allungano il tappetino e ti fletti, ti apri. Con le braccia e le mani che si intrecciano, prima sali appena appena con il peso del corpo, con in avanti e poi ti lasci affondare. E poi ti tuffi. Punti il piede dietro, sollevi il ginocchio, la gamba passa dall'interno. Scivola indietro e resta con le gambe leggermente piegate, la pancia alle cosce. Una specie di mezzo cane. Un chihuahua. È accucciato. Ok. E stai, respira. Per poi stendere le gambe, srotolare nella panca. E dalla panca disegna un'onda al contrario. Mento al petto, arrotondi tra le scapole, arrotondi la pancia, torni indietro, cane a faccia in giù. Fletti gomiti e ginocchia appena appena e spingiti direttamente nella panca. E dalla panca di nuovo arrotonda, mento al petto, arrotonda tra le scapole, arrotonda dietro la pancia e srotola indietro. Cane faccia in giù. E stai, respiri. E le gambe che si fletti. Scivola piano con il sedere verso i talloni, guarda avanti, come se ti volessi sedere sui talloni. E poi ruota tutti e due i piedi a destra, stendi le gambe. Resta lì, con le mani a terra. E poi torni indietro. Le gambe che si flettono. I talloni che salgono e tu che ti siedi quasi sui talloni, guardi avanti, come se volessi spiccare in salto. E poi vuoti tutti e due i piedi a sinistra e stendi le gambe. E torni indietro. E la gamba destra lentamente passa in avanti e tra le mani. E la gamba sinistra la raggiunge. Fletti le gambe e srotola la schiena. Salti. E le mani al cuore. Stai, respiri. Piega le gambe, arrotonda la schiena. Passa dall'interno con le braccia e poi di nuovo le apri e sali al cielo. Richiami i gomiti verso il petto e di nuovo ti arrotoli e poi scendi in avanti. Uttanasana. Tirate il tappetino, guarda in avanti. Gambe piegate o distese non importa, ma crea spazio nella schiena. Lascia andare tutto il busto. Sposta il peso del corpo sull'avampiede sinistro, sollevi il tallone e la gamba destra si allunga indietro, la testa in avanti. Senti la differenza se lasci scendere il tallone o se spingi con tutto l'avampiede. Alleggerisci. Scendi piano con la gamba dietro. Mani vicino al piede e la gamba sinistra scivola indietro. Addho Mukha Svanasana.
salì sugli avampiedi, srotola nella panca. E dalla panca... Ciao, tua mamma. No. Tarifa, delle mie famiglie. Figuratevi. Terra, Ashtanga Namaskara. E Ashtanga Namaskara, la fase degli 8 punti, le mani premono a terra, il mento, tira un pochino indietro, il petto appoggiato e le ginocchia e i piedi spingono indietro. E da qua vi faccio fare una specie di piccola onda, per cui mento al petto, arrotondo tutta la schiena e poi la strotolo anche nel faccio in su. Dorso dei piedi a terra, sacco le ginocchia se posso, sollevo il bacino se posso, mi spingo via adesso sul dorso dei piedi e torno giù. Punto i piedi. Ando un casanasana. E le gambe che si flettono. Porta la gamba destra al petto e tra le mani. Senti le spinte dei piedi, solleva appena il tallone davanti e senti bene l'appoggio del piede dietro. E poi il tallone che si appoggia e il corpo si srotola. Arrotondo. E estendi. Lasciate fermare. Dove per uno. E poi di nuovo sali, estendi anche le gambe, tutte e due. E allunga le braccia al cielo. Stacca le mani, fletti i corpi. E affonda con la gamba davanti e lo sguardo sale. Tuffati in avanti, mani che si intrecciano dietro e spingi lontano con gli indici e scendi in guerriero umido, la testa verso terra, le dita verso il cielo, non collassare sulle spalle e osserva se i piedi spingono il tappetino, sarai più stabile. Sciogli la presa delle mani, ruota il piede dietro in avanti, solleva la pianta del piede davanti, per ora tieni le gambe tutte e due piegate appena appena e poi stendi la gamba davanti, lascia piegata quella dietro e poi torna in avanti, affondi quella davanti, stendi quella dietro, inverti la gamba davanti che si stende, sollevi la pianta del piede, fletti quella dietro e ti inchini alla gamba davanti e torna. Una volta stendi tutte e due le gambe, solleva la pianta del piede davanti, solleva il tallone dietro, tira un piede verso l'altro e arrotonda la schiena e poi lasci cadere i piedi verso terra e la testa verso la gamba e la sottanasa. Torna a flettere la gamba. Mano sinistra a terra, mano destra sulla coscia, disegnerai un vortice con la schiena. Cosa vuol dire un vortice? Che vuol dire poco e niente. Mento al petto, ombelico in alto, pube in avanti. E poi ruota verso destra lentamente, allunga tutta la schiena verso la gamba piegata davanti. Torna avanti. E di nuovo arrotonda dal mento al pube, arrotonda tutta la schiena e ruota di nuovo e stai creando spazio nella schiena, in tutta la muscolatura e poi braccio destro al cielo, tallone dietro che guida l'azione, spinge lontano e richiama tutte e due le mani a terra, palmi a terra e la gamba destra scivola piano, va a sfiorare l'altra con il tallone e poi sale al cielo. Fletti appena indietro, come se il tuo tallone volesse raggiungere il gluteo sinistro, il ginocchio e il cielo. Richiama la gamba in avanti, sotto la pancia e appoggiala piano nel piccione. Ginocchio destro dietro al polso destro. Arrotonda.
quando arrotondi, le mani spingono in avanti e in basso, il pube in avanti, l'ombelico indietro e in alto. E poi piano. Però allunga, ti tuffi la mano. Torna in alto. Mento al petto, arrotondi tutta la schiena. Il pube che spinge in avanti e le mani che spingono in avanti, crei spazio nelle anche. E di nuovo srota. Allunga. Tira a te il tappetino mentre il busto scende. Cambia le spinte. Ancora. Srotola e sali. E stai ovunque sia. Usa la mano destra, tienila attaccata al pavimento, spinge appena in avanti, solleva appena il bacino, braccio sinistro che passa sotto il corpo. Vai ad appoggiare la spalla a sinistra a terra. E il braccio destro al cielo. Se fai fatica a stare con la spalla a terra, avambraccio e respingi, non forzare. Va bene uguale. E richiama piano. Una mano sotto la spalla, l'altra. Punti il piede dietro. Adho Mukha Svanasana. E senti la differenza tra un lato e l'altro del corpo. Stai, respiri. Osserva come cade in modo diverso una gamba rispetto all'altra. E di nuovo fletti, gomiti, ginocchia, spingiti in avanti. Nella panca. E tocca fa tutto dall'altra parte. Fletti i gomiti. Le mani che spingono in avanti, i talloni indietro. Scendi piano, non avere fretta. E quando il petto si era a terra, Ashtanga Namaskara. Bacino che sale, ginocchia, dorso dei piedi, mento, mani, si appoggia a terra. E come un mondo, arrotondi. Per poi srotolare. Vertebra da coperta. Tieni il dorso dei piedi a terra mentre ti spingi via. Dal centro del corpo sali verso l'alto. Arrotondi appena. E poi scendi. Via. Punta. Adho Mukha Svanasana. E le gambe che si flettono. E la gamba sinistra lentamente tra le mani. Appoggia. E solleva appena per un secondo il tallone davanti. Senti la spinta di tutto l'avampiede dal primo all'ultimo metatarso. E senti bene l'appoggio del piede dietro dal primo all'ultimo metatarso. E poi il tallone cade e tu ti lasci srotolare. Le mani che si intrecciano o vicino alla testa se hai fastidio alle spalle, affonda piano, ma mantieni la spinta di piedi, risali, stendi gambe e braccia, e mentre fletti la gamba davanti, il gomito che si fletta, guarda il cielo, e ti tuffi in avanti, intrecci le mani dietro, e prima ti allunghi dalla testa alla coda, e poi ti lasci scendere in guerriera umida. Sciogli piano. Mano destra a terra. Anzi, ho già un piede. Ok, solleva la pianta del piede davanti, piega la gamba dietro e ti fletti indietro. Usa le spinte dei piedi. Torna a stendere quella dietro, a flettere in avanti. E di nuovo scivola indietro, solleva la pianta del piede e fletti la gamba dietro. Il piede dietro è come se dovesse spiccare un balzo, senti bene la spinta da tutto il metatarso. E di nuovo fuori. E questa volta quando torni indietro, stendi la gamba davanti,
Sollevi la pianta del piede, stendi la gamba dietro, sollevi il tallone. E tira un piede verso l'altro, come se volesse avvicinare le gambe. Usa i polpastrelli per respingere il pavimento, arrotondare tutta la schiena. E poi ti lasci cadere in pasbottanato. Di nuovo, solleva, pianta davanti, tallone dietro, tira un piede verso l'altro. Arrotonda la schiena, spingi coi polpastrelli e poi lascia andare tutto verso terra e la testa verso la gamba. E stai, respiri. E lasci flettere la gamba anteriore. Mano destra a terra, mano sinistra sulla coscia, disegni un vortice, mento al petto, ombelico al cielo, arrotondi tutta la schiena e la srotoli verso la gamba davanti. E poi ti allunghi in avanti. Torna indietro, arrotonda. E ancora, ti allunghi dal centro all'estremità. E torni verso il centro. E la prossima volta che srotoli, mano sinistra al cielo. E il tallone dietro che spinge lontano, la testa che si allunga in direzione opposta. E poi torniamo. Le mani a terra. E la gamba davanti scivola indietro, passa dal centro, il tallone sfiora il ginocchio. E poi sale al cielo. E le mani che respingono il tappetino e il piede che va a toccare il cielo. E poi si flette indietro, tallone verso il gluteo. Ma non perdere la tenuta del coccige, spingilo appena in avanti, sentirai stabilizzarsi la schiena, aprirsi di più l'anca. Sali sull'avampiede e disegna una specie di cerchio con la gamba che è dietro, si apre all'esterno, scivola sotto la pancia. Si appoggia piano in avanti, capo tasto. Prenditi tempo. Gioca di nuovo, creando spazio nelle anche. Quando spingi il pube in avanti e l'ombelico indietro, sentirai tirare di più lo psoas dietro, aprirsi di più l'anca davanti. Lascia andare, tira a terra tutti e scivola la testa. Ancora, arrotondo, ritorna in alto. Poi torna. E stai. E sì. E poi spingere appena più avanti la mano sinistra e di nuovo creare spazio. Passa sotto con il braccio destro e poi andare ad appoggiare la spalla a terra o l'avambraccio, non forzare. Qualunque cosa sia andrà bene. E se l'avambraccio si appoggia a terra, destra, si appoggia a terra, tira come se volessi portare in direzione opposta. E poi torna piano. Una mano sotto la spalla, l'altra. Prenditi tempo di puntare il piede dietro e tornare in Adho Mukha Svanasana. Le gambe che si flettono, la pancia alle cosce e danza da un piede all'altro, una gamba si allunga e l'altra va verso la pancia. Ogni volta ripassi dal centro, torna indietro, piega tutte e due le gambe, poi cambia. E ancora. E con il prossimo, gamba destra che passa al centro tra le mani e la sinistra la raggiunge. Gambe che si flettono, corpo che si sveglia. Senti lasciare qui al centro.
faccio vedere una cosa soltanto. Faccio vedere una cosa soltanto, poi vengo a spiegarvi la tecnica, se oggi non è proprio la giornata giusta. Però che mi dà un senso a tutti questi movimenti, che se no perdono un po' di senso. Ok? E tanto poi ci sono Silvia Max che mi ha cicognito. Ho iniziato a fare questo pratico perché io ho la schiena di legno, ho tre contusioni, due vertebre scivolate, ho il vertice che ho invertito, e 14, no, capisco, insomma, sono un 14, perché sono sempre stata persona intemperante e quindi comunque anche tendevo a farmi un po' male. E questi movimenti a onda mi fanno attivare naturalmente degli spazi che sennò non avrei, cioè ci avrei messo molto più tempo a cercare, non è che non le avrei trovate ugualmente, però mi avrebbe richiesto molto più tempo e per me ha fatto molto la differenza. E ve lo faccio vedere da fuori perché secondo me è evidente. Il mio piegarmi naturalmente indietro e con dolore è più o meno questo, ok? E non sto esagerando, nel senso che qua io ho male alla schiena, ho male alla vertebra scivolata, perdo tutta la tenuta del bacino, poi quindi ci servono degli accorgimenti. Tieni il bacino, tieni il coccio in avanti, tieni la down, sempre. Io con un'onda l'ho capito, e la mia onda è questa che è in questo caso. Mi sposto semplicemente più in alto, la flessione, la mia estensione va oltre e qua non ho male, poi devo tornare. Per cui naturalmente sposta l'estensione laddove deve essere, mentre io naturalmente metterò dove non deve essere nei lombi. E quindi questi movimenti ad onda, anche su lezioni abbastanza soft e leggere, riescono a portare, senza, anche se la persona non ha una grande comprensione del corpo, un po' a fare naturalmente quello che sennò si tende a fare. E questo è quello che mi ha fatto innamorare. Quindi tutti questi movimenti ad onda che voi vedete non sono mai solo una qualità estetica, hanno quasi sempre una qualità meccanica, di tenute e spinte. Per cui è sempre un'attivazione della muscolatura profonda. Per cui hanno tutta una bellezza estetica, ma io finché non ho capito che non era solo la bellezza. C'è anche il maestro che c'ha la mesh, sembra un surfista, quindi il mio altro video diceva vabbè, no? Tirate le mani, no? E invece no, quando io ho capito la potenza di fare questo, credo si veda subito nelle mie braccia. Quindi quando ho imparato a usare la biomeccanica del movimento, quindi farlo trasformare in un gesto estetico, in un gesto funzionale, efficace, per me ha fatto la differenza. Quindi questo è il senso di questa pratica. Di tutti i movimenti ad onda, oggi li abbiamo fatti così, poi magari per la non so, se ti decidi. Scusate. Quanti anni sono? 5, no, 6. Va bene, adesso vi porto a terra la conferenza e poi vi lasciamo. Quindi godo io la mia. Le mani sulle fasce. E lasciati proprio piegare sulle gambe, premere con le mani, in basso in avanti. Sentiti basso, i muscoli della schiena. Premi bene con tutto il piede a terra, come se volessi respingere la terra. Senti appena l'interno delle cosce che si attiva. Arrotonda, pube in avanti, obbedico indietro in alto. Le mani continuano a spingere, mento al petto. E distrarre piano. E di nuovo piega alle gambe mentre il busto si tuffa in avanti. E va a sferrare le cosce. E poi mento al petto e le mani che spingono in basso in avanti e tu li sali piano. E un'ultima volta. Ripristini equilibrio, crei spazi. Il piano sale. E le braccia salgono lontano. Intrecciare la sopra le mani. Sopra la testa, e poi scivola con le mani qua. Arrotonda appena la schiena. Schiudi in un loto, palmi che si aprono, un pollice migliore insieme. Guarda i polsi. E schiudi. Sospenditi un istante, come se abbracciassi tutta la sala in questo istante. E poi lasci andare.
sfiori da te, porca il cuore. Forza. E c'è leggerezza di nuovo, schiudi anche, e segni un chiflo riequilibrio di energia, e le mani quando si sfiorano scivolano in cuore, e schiudi nell'occhio, e di nuovo fletti i polsi. Intrecciare le mani sopra di te, stai sugli avampiedi, fletti le gambe, stai, i fegati ti vanno indietro, cocci in basso, espiri, stai, e poi piano scivolare la sera, e una mano al cuore, una mano al vento, e le rotole le abbiamo via di me. Davanti a te, le ginocchia spingono appena nei gomiti e tiri a te con i gomiti, sporchi. E poi piano, mani dietro le cosce, srotola vertebra dopo vertebra. E lentamente scivola a terra. Porta le gambe a petto. Tieni la testa vicino alle ginocchia se puoi, se non hai male al collo, ma non c'è sforzo. Lo sforzo è dato più dal fatto che stai tirando con le braccia e non con le spalle e le gambe. E poi piano scivoli a terra. Appoggi la testa. Stiracchi le braccia, appoggi un piede, appoggi l'altro. Apri i piedi quanto il tappetino e disegni un cerchio con il coccige in senso antiorario, che vuol dire che il coccige va in alto, la schiena si schiaccia a terra, sposti verso sinistra, schiacci a terra il coccige, la schiena si inarca appena e torni da destra, ancora. E crei spazio nelle anche, nel bacino, nella schiena. E quando inarchi la schiena, l'addome è sempre attivo, i piedi spingono nella terra, sentirai che si attivano gli erettori spinali, si attiva l'addome. E poi lascia cadere piano le gambe a sinistra. Lentamente, senza spostare i piedi. E il tuo ginocchio destro spinge in avanti a terra. O verso terra. E poi richiami piano una gamba, l'altra. E di nuovo disegni cerchi che partono dal coccige e creano il massimo spazio che puoi creare, muovendo a sinistra, a destra, in basso, in alto. Cerca spazio. E poi lasci cadere le gambe verso destra e il ginocchio sinistro in avanti e verso il basso. Senza fretta, respiri. Thank you.
vertebra dopo vertebra, appoggi la schiena a terra e porti le gambe al petto, una e l'altra, e vai a prenderti l'interno della pianta dei piedi. Per un istante pianta del piede contro pianta del piede, le ginocchia che vanno all'esterno. Stai. E senti il sacro che va verso terra, i piedi che spingono nelle mani. E poi lascia che le cosce ruotino verso l'interno, i talloni al cielo, Ananda Balasana. Le mani appese ai piedi, il sacro a terra o verso terra. E le gambe che si piegano ai lati del busto. Poi torna ad avvolgere le gambe. Ti lasci ruotare su un fianco. Direi destro per tutti, se no fate l'effetto domino. Stai per un istante. E poi torna a sedere. È molto, diciamo così, calzante questo, perché è un augurio che si fa alle creature viventi, in particolare agli esseri umani, per trovare pace, benevolenza reciproca e completezza e realizzazione. Questo termine completezza che ogni tanto ritorna nei Veda, Purna, è una completezza che non è che fa sì che non serva nient'altro. Per cui la realizzazione, completezza, poi ognuno insomma a questi termini dà le proprie accezioni. Facciamo, dividiamo in due il mantra. La prima parte la facciamo all'inizio, prima della pratica, e la seconda parte la facciamo alla fine. Quindi ci siamo tutti? No, manca verso. Che bello. Ok. Intanto prendiamo la posizione comoda, mettiamo le mani davanti al petto, la maschera mudra. Anche se non capiamo proprio lettera per lettera, parola per parola del significato di queste invocazioni, il significato diciamo complessivo ve l'ho appena detto, possiamo formulare ognuno il proprio sankalpa, la propria intenzione per la pratica. Salve Sham Swasti Bhavatu. Salve Sham Swasti Bhavatu. Salve Sham Shantir Bhavatu. Salve Sham Shantir Bhavatu. Salve Sham Purnam Bhavatu. Salve Sham Purnam Bhavatu. Salve Sham Mangalam Bhavatu. Salve Sham Mangalam Bhavatu. Shanti.
Allora, apriamo gli occhi, appoggiamo le mani a terra davanti a noi, cominciamo a spostare il peso avanti, piano piano cominciamo a liberare i piedi, ripiegiamo a terra, ci spingiamo indietro e cominciamo a stendere le gambe, cercando di srotolare la schiena e di sollevare per ultimo la testa, in modo da portarci in piedi. Inspirando ci allunghiamo verso l'alto e rimaniamo qualche respiro in questa posizione, guardiamo verso i palmi delle mani, cerchiamo di ruotare il coccige verso il pavimento e di allungarci il più possibile portando l'attenzione ai fianchi, alle piante dei piedi ben appoggiate a terra, più premiamo più riceviamo la spinta verso l'alto per allungarci. Controlliamo che il coccige spinga verso il pavimento in modo da sentire anche la risposta delle gambe, delle cosce che si attivano e che ci aiutano. Alla prossima inspirazione cerchiamo di allungarci un po' di più come se volessimo toccare con le dita delle mani il cielo. Ed espirando cominciamo a piegare i gomiti e con la schiena piatta scendiamo verso il pavimento, piano piano un po' alla volta, dando il tempo al corpo di allungarsi. Appoggiamo le mani dove arriviamo o a terra lungo le tibie. E riportiamo la nostra attenzione alle piante dei piedi ben appoggiate a terra, agli ischi che cercano di ruotare, i glutei che cercano di ruotare verso l'alto e la pancia che cerca le cosce. E respiriamo. Un gruppo di saggi celebrarono la cerimonia della Yajna e acquisirono potere da essa senza comprendere la saggezza contenuta nei canti e nelle cerimonie. Con la schiena piatta, inspirando, proviamo a risalire sempre lentamente in modo da dare il tempo ai muscoli di abituarsi alla nuova posizione che cambia dalla mano che ci muoviamo. Ci allunghiamo bene ancora verso l'alto, ancora immaginiamo di toccare il cielo con le dita delle mani. Ed espirando cominciamo a piegare i gomiti e il ginocchio destro. E con le mani affondiamo il ginocchio destro, lo tiriamo verso di noi, cerchiamo un punto di riferimento sul pavimento che ci aiuta a mantenere la posizione e puntiamo il piede destro verso il basso. E cerchiamo di aprire le spalle allungandole leggermente indietro e di spingere leggermente avanti il torace. Piano piano cominciamo a liberare la gamba destra, inspirando ci allunghiamo appoggiando il piede destro a terra. Ancora immaginiamo di toccare con le dita delle mani il cielo ed espirando chiudiamo leggermente le ginocchia, abbassiamo avanti le braccia. Inspirando portiamo in alto le braccia in Utkatasana, ruotando il coccige avanti e premendo indietro con gli addominali per appiattire la schiena. Inspirando stendiamo e espirando scendiamo come prima, piano piano dando il tempo al nostro corpo di abituarsi. E scendiamo ancora in Uttanasana, ancora. Le mani si appoggiano a terra lungo le gambe, la pancia cerca le cosce e osserviamo il nostro corpo e il nostro respiro. Per illuminarli, Shiva prese la forma di un bellissimo giovane e girò nudo nell'eremo dei saggi. La sua bellezza era tale che le mogli dei saggi persero letteralmente la testa e abbandonarono i loro mariti per rincorrerlo.
I saggi infuriati usarono la magia dei loro rituali per evocare una tigre, un serpente velenoso e un nano diabolico. Contattiamo il centro del nostro corpo, premiamo forte con i piedi a terra, inspirando ritorniamo su ancora una volta, ci allunghiamo, cerchiamo ancora il cielo ed espiriamo i piedi ai gomiti e il ginocchio a sinistra. Cerchiamo di aprire le spalle, di puntare il piede sinistro verso il basso e cerchiamo un punto di riferimento che ci aiuta a mantenere la posizione. Inspirando ci allunghiamo, ancora cerchiamo di raggiungere il cielo ed espirando pieghiamo le ginocchia, abbassiamo le braccia e inspirando Utkatasana. Inspirando ci allunghiamo, espirando scendiamo ancora in danza, sempre piano piano, osserviamo i cambiamenti del nostro corpo mano a mano che ci spostiamo da un punto all'altro. Shiva scorticò viva la tigre e ne vestì la pelle, la pelliccia, prese il serpente e se lo mise intorno al collo, poi balzando sulla schiena del feroce nano iniziò a danzare. Guardandolo danzare, i saggi si resero conto che lui era un dio e che la sua danza era un messaggio sul significato dell'esistenza. La tigre, il serpente e il nano rappresentavano i loro desideri di autoconservazione, autoaccrescimento e autorealizzazione. Quello che offriva Shiva era la possibilità di realizzare il proprio sé superiore. Inspirando, appiattiamo la schiena, guardiamo avanti. Cominciamo a piegare il ginocchio destro portando il tallone al gluteo e piano piano stendiamo la gamba destra indietro. Cerchiamo di portare la gamba parallela al pavimento, più o meno. Comunque non occorre sollevarla verso il soffitto. La punta del piede destro è puntata verso il basso. Cominciamo a piegare il ginocchio sinistro e appoggiamo il piede in fondo al tappetino. Appoggiamo solo l'avampiede. Inspirando, cominciamo a premere forte col piede sinistro, cominciamo ad aprire le braccia, allunghiamo verso l'alto. Possiamo tenere le braccia parallele oppure palmo contro palmo, come siete più comodi, come riuscite a stare più facilmente. Cerchiamo di ruotare indietro le spalle, di spingere il cuore verso il cielo, in Ashta Chandrasana, l'ottavo di luna. Espirando passiamo le mani avanti, appoggiamo la mano sinistra davanti al piede sinistro, la mano destra ci aiuta a mantenere l'equilibrio, ci spingiamo leggermente avanti, stendiamo prima la gamba destra, non completamente, solleviamo la gamba destra e da qui cerchiamo di attivare i muscoli delle gambe, ruotiamo il braccio destro verso l'alto in Ardha Chandrasana, la mezza luna che compare tra i capelli di Shiva. Espirando ruotiamo il braccio destro avanti per appoggiare la mano a terra. Pieghiamo il ginocchio destro e lo portiamo al petto. Cerchiamo di portare la fronte verso il ginocchio. E poi appoggiamo il piede destro a terra. Schiena piatta, guardiamo avanti. Espirando chiudiamo Uttanasana. In una mano percuoteva il tamburo della morte per produrre il ritmo della vita.
nell'altra teneva le fiamme della distruzione che gettano luce sulla conoscenza. Intorno a lui emerse una corona di fuoco che rappresentava l'impersonalità della natura e il gira e rigira senza fine della ciclicità di morti e rinascite. Inspirando, appiattiamo ancora la schiena, guardiamo avanti. Pieghiamo il ginocchio sinistro, tallone al gluteo. Piano piano cominciamo a stendere la gamba sinistra indietro. Giriamo la punta del piede verso il pavimento. Cominciamo a piegare il ginocchio destro per appoggiare il piede sinistro in fondo al tappetino. Premiamo forte col piede destro, ci sistemiamo prima con le anche in modo da avere stabilità e poi inspirando cominciamo ad aprire le braccia, ci allunghiamo e ancora, prima ci allunghiamo verso l'alto, poi espirando notiamo leggermente indietro le spalle, apriamo il cuore verso il cielo. Espirando, liberiamo. Mano destra davanti al piede, mano sinistra che ci aiuta a mantenere l'equilibrio. Stendiamo la gamba destra, solleviamo la sinistra parallela al pavimento e quando ci sentiamo stabili, solleviamo il braccio sinistro verso l'alto. Espirando, mettiamo il braccio sinistro avanti per appoggiare la mano a terra. Portiamo il ginocchio sinistro verso di noi, portando la fronte verso il ginocchio. E poi abbassiamo il piede sinistro. Inspirando, appiattiamo la schiena. Espirando, ci riportiamo in Uttanasana, pieghiamo leggermente le ginocchia per appoggiare la pancia alle cosce, afferriamo con le mani i gomiti e lasciamo andare il peso del busto. Un piede fluttuava nel cielo, all'interno del cerchio infuocato, mentre l'altro cercava una via di fuga. Puntando verso quest'ultimo, offrì ai saggi una possibilità di sfuggire dalla matrice di tutte le illusioni e trovare la verità. Liberiamo le mani e portiamo le mani alla base della schiena, portando i pollici verso la zona lombare e le altre dita intorno ai fianchi. Inspirando cominciamo ad allungarci verso l'alto, con le gambe distese o piegate come preferite. Le spalle cominciano a ruotare indietro, sentiamo le scapole che si avvicinano tra di loro, le mani spingono avanti abbassando i glutei verso il basso, le anche si spingono avanti. Cerchiamo di aprire fuori verso il cielo fin dove riusciamo ad arrivare senza forzare. Piano piano ritorniamo su. Inspirando, apriamo le braccia per allungare e liberare il muscolo. Espirando scendiamo ancora verso l'intanata. Facciamo un bel respiro profondo e poi pieghiamo nuovamente il ginocchio destro, stendiamo la gamba destra indietro, appoggiamo l'avampiede destro a terra. Questa volta liberiamo la gamba sinistra, sollevando il piede sinistro, stendiamo la gamba in alto per liberare i muscoli, li allunghiamo bene. Ed espirando portiamo il piede sinistro a terra, vicino al destro, in Adho Mukha Svanasana. Inspirando premiamo bene con i palmi, spingendo gli ischi verso l'alto, espirando portiamo i talloni verso il pavimento senza forzare. Shiva comunica la saggezza della vita attraverso la danza. Così come uno può perdersi nei simboli esteriori delle cerimonie e liturgie di ogni genere, allo stesso modo può perdersi nella bellezza estetica dei movimenti della danza, senza realizzare che c'è illuminazione dietro all'intrattenimento.
La danza di Shiva rappresenta l'Uttara Mimamsa, la nuova scuola vedica che guarda al di là della mera ritualità, al significato profondo ed etico di inni e cerimonie. Pieghiamo il ginocchio destro, portando il tallone al gluteo. Andiamo sulla punta del piede sinistro per creare spazio e poi portiamo il ginocchio destro verso il torace. Contattiamo il coccige che ruota avanti, srotoliamo la schiena vertebra per vertebra fino a portare il piede destro a terra in mezzo alle mani. Apriamo il piede sinistro in modo da appoggiarlo in diagonale e ci spostiamo leggermente indietro in modo da portare più o meno il ginocchio in linea con la caviglia. La mano destra va all'interno del piede destro e anche il busto si sposta leggermente in diagonale. Premiamo forte con il piede sinistro e ci allunghiamo in diagonale in Skandasana, la posizione dedicata al dio Skanda, figlio di Shiva. Questo significato, profondo ed etico, non era ristretto alla sola casta dei religiosi, ma ha comunicato alla gente comune tramite danza e teatro. Nataraja, il re della danza, in effetti, segna la rivoluzione che porta la saggezza cosmica dalle classi alle masse. Da questa posizione, piano piano, cominciamo a camminare per terra con le mani. E cominciamo a ruotare lentamente i piedi in modo che seguano il movimento del nostro corpo fino a trovarci dall'altra parte col ginocchio sinistro in linea con la caviglia, la schiena piatta che allunga dall'altra parte. Ogni volta che inspiriamo appiattiamo la schiena e ci allunghiamo ed espirando piano piano camminiamo dall'altra parte. Facciamo un paio di volte seguendo il ritmo del nostro respiro. Mano a mano che arriviamo di nuovo a destra, ci fermiamo da qui, ritorniamo al centro tenendo però i piedi paralleli al pavimento, inspirando guardiamo avanti, spingiamo indietro i glutei e avanti la testa ed espirando proviamo a scendere fin dove riusciamo ad arrivare, creando spazio nel nostro corpo. Non forzate, ognuno arriva fin dove riesce ad arrivare, fin dove sente che il corpo lavora senza soffrire. Per cui mi metto in piedi. Perché mi fermo molto da terra. Inspirando appiattiamo la schiena, guardiamo avanti. Espirando camminiamo di nuovo a destra. Portiamo le mani una all'esterno del piede destro, una all'interno. Ci riportiamo sull'avampiede sinistro in modo da piegare il ginocchio destro in sicurezza. Portiamo il ginocchio, il piede in alto, stendiamo la gamba inspirando. Espirando ritorniamo giù. Inspirando solleviamo la gamba sinistra, pieghiamo il ginocchio, punta del piede destro, ginocchio sinistro che va al petto, attiviamo il centro del corpo, il coccige ruota avanti, portiamo il piede avanti, apriamo il piede destro, mani all'interno del piede sinistro, inspirando scandata, allungiamo bene.
E da qui come prima, ogni volta che espiriamo, cercando di espirare lentamente, camminiamo dall'altra parte seguendo il movimento anche con i piedi e con le ginocchia. Inspirando ci allunghiamo, ci accomodiamo nelle anche ed espirando camminiamo dall'altra parte. Come prima terminiamo il giro a sinistra e poi ci ritroviamo tutti al centro. Non affrettatevi, mano a mano che ci arrivate, vi portate al centro con i piedi paralleli, inspirando appiattiamo la schiena ed espirando scendiamo. Ancora aiutandoci con le mani, inspirando appiattiamo la schiena, guardiamo avanti ed espirando camminiamo verso sinistra, una mano all'interno, una mano all'esterno, pieghiamo il ginocchio sinistro portandoci sull'avampiede destro, solleviamo il piede, stendiamo la gamba, la allunghiamo un attimo ed espirando portiamo il piede sinistro a terra in Adho Mukha Svanasana, il cane testa in giù. Andiamo sulle punte dei piedi, pieghiamo le ginocchia, le appoggiamo a terra, premendo con le mani, stendiamo il dorso dei piedi a terra, ci portiamo in Balasana. Rilassiamo qualche respiro. Piano piano facciamo scivolare le braccia lungo i fianchi. E da qui afferriamo dietro alla schiena i gomiti oppure portiamo le mani palmo contro palmo. Cerchiamo di ruotare leggermente indietro le spalle, di creare ancora spazio senza però tendere i muscoli delle spalle. Respiriamo profondamente. Piano piano liberiamo le braccia e lasciamo cadere lungo i fianchi. Cominciamo ad aprire leggermente le ginocchia tenendo i piedi a contatto tra di loro, gli alluci a contatto tra di loro.
e poi contattiamo il centro del corpo e cominciamo a srotolare la schiena per sollevare il busto. Inspirando, solleviamo le braccia, sollevando anche i glutei dai talloni e agganciamo le mani per i pollici, quindi un pollice aggancia l'altro. Da questa posizione cerchiamo di ruotare il coccige in avanti in modo da sentire la schiena che si appiattisce, si allunga. Cerchiamo di mantenere questa posizione. Inspirando, cominciamo a riempire il torace ruotando indietro le spalle, spingendo il torace verso l'alto. Espirando, semplicemente lasciamo andare l'azione e ritorniamo nella posizione neutra, cercando però sempre di mantenere il coccige ruotato leggermente avanti. Lo facciamo un po' di volte, seguendo il ritmo del nostro respiro. Cerchiamo nell'inspirazione di non espandere troppo l'addome, di mantenere leggermente gli addominali contratti in modo da sentire l'effetto dell'inspirazione lungo la schiena e verso il torace. Ritmo, la prossima ispirazione comincia ad abbassare le braccia avanti, appoggia i glutei ai talloni, intreccia le dita e spinge le braccia, i palmi in avanti. Inspirando ci allunghiamo verso l'alto, espirando spingiamo indietro il centro del corpo, arrotondiamo tutta la schiena e spingiamo avanti i palmi più che possiamo. Tutte le volte che inspiriamo ci allunghiamo, creiamo spazio lungo i fianchi. Tutte le volte che espiriamo arrotondiamo la schiena, tiriamo il centro del corpo, allunghiamo le braccia. Prossima espirazione, arrotondiamo la schiena, liberiamo le braccia e scendiamo in balasana. Possiamo tenere le braccia distese avanti oppure portarle lungo i fianchi per abbandonarle completamente e rilassare le spalle, come preferite. L'importante è riuscire a rilassare le spalle, i muscoli e l'articolazione. Stendiamo nuovamente le braccia avanti per appoggiare bene i palmi delle mani e puntare i piedi. Partendo dalla spinta dei piedi e delle mani senza stendere subito le gambe, tenendo le ginocchia piegate, cominciamo a spingere gli ischi verso l'alto. Prima allunghiamo il busto, premendo con i palmi, spingendo gli ischi verso l'alto e poi espirando liberiamo anche le gambe, cercando di portare i talloni verso il pavimento. Inspirando solleviamo la gamba destra, pieghiamo il ginocchio, punta del piede sinistro, ginocchio destro al petto, srotoliamo la schiena, appoggiamo il piede a terra, lasciamo le mani appoggiate a terra, richiamiamo la gamba sinistra, il piede si appoggia vicino al destro, il braccio destro comincia a ruotare indietro mentre saliamo, il braccio sinistro si allunga avanti, la gamba destra si piega. Afferriamo il piede destro e ci portiamo in Natarajasana, la posizione di Shiva danzante. Un piede sollevato verso il cielo, all'interno del cerchio di fuoco, quanto che punta a terra, mostrando la via di fuga ai saggi. Mattia.
sei gentile con me. Cominciamo a liberare il piede destro che scende, il braccio destro scende e poi sale. Inspirando ci allunghiamo. Espirando il braccio destro va avanti, sinistro va indietro, chiudiamo il ginocchio sinistro. Interno in alto e già sono dall'altra parte. Inspirando, liberiamo, ci allunghiamo, prendiamo i palmi, espirando, piegiamo i dorsi per tenere la faccia al cuore. Scendiamo con le mani verso terra all'esterno dei piedi e riportiamo le ginocchia a terra in quadrupedia. Solleviamo la gamba sinistra, afferriamo il piede sinistro con la mano destra e alziamo la testa. E percorriamo la prima delle tre afflizioni che ci portano ad attaccarci a un metodo, la tigre. Scendiamo a terra con il piede sinistro, alziamo il destro e afferriamo il piede destro con la mano sinistra. Andiamo avanti. La scomodità della tigre. Premiamo bene a terra con la mano destra e con il ginocchio sinistro. Apriamo il torace. Scendiamo a terra. Poi appiattiamo bene l'addome e il torace a terra. E premiamo con l'osso pubblico e con il collo dei piedi a terra. Le mani sotto le spalle, senza usare le braccia. Spingiamo con l'osso pubblico e alziamo le spalle e la testa. Le mani possono appoggiarsi a terra ma senza spingere. Usiamo solo la muscolatura lombare, prendiamo bene a terra con l'osso pubblico. Il serpente, la seconda flessione, il desiderio di autoespansione. Espirando, scendiamo, portiamo la fronte sulle mani che sono sovrapposte. Poi prendiamo ancora con l'osso pubblico. Appoggiamo le mani ai lati del petto, spingiamo con l'osso pubblico, portiamo indietro le spalle, attiviamo la zona lombare e poi spingiamo un po' con le braccia, sempre portando indietro le spalle e continuando a premere a terra con l'osso pubblico, senza mai forzare sulle articolazioni. Respiriamo vigorosamente col petto. Respirando scendiamo. Respirando vigorosamente stiamo pompando calore nel corpo, il calore chiamato tapas, che si esprime anche attraverso la disciplina, la dedizione, e che ci spinge verso il limite, il confine con l'esaltazione. Proviamo a osservarlo questo limite, osserviamo la nostra mente mentre si spinge al limite, mentre si accende anche grazie all'esaltazione e trova forza, senza perdercisi dentro. Poggiamo le mani ai lati della gabbia toracica, prendiamo terra con l'osso pubblico, alziamo il petto e portiamo indietro le spalle. Osserviamo la mente mentre le respiriamo vigorosamente. Osserviamo l'effetto di questa respirazione sulla mente, il senso di eroismo che ci porta. Puntiamo i piedi, ci allunghiamo, andiamo indietro dal cane a testa in giù, camminiamo con i piedi verso le mani, tenendo i piedi a un dito di distanza, scendiamo con i glutei verso i talloni e abbracciamo le gambe. Se facciamo fatica possiamo appoggiare la schiena contro la parete oppure appoggiare qualcosa sotto i talloni. Se ci sentiamo cadere indietro, possiamo stendere le braccia avanti per fare la contrapposizione.
facciamo, rappresentiamo il nano, l'ultima affezione. Il messaggio di Nataraja ci porta a identificare proprio quello a cui siamo più affezionati, più attaccati, il nostro manierismo, i nostri metodi, le strade che arriviamo a considerare la strada giusta, e ci fa osservare come questi sono solo sentieri tracciati in una foresta. Scendiamo a terra con i glutei. Stendiamo le gambe, alziamo le braccia inspirando, ed espirando scendiamo in Paschimottanasana. Quindi forma passiva, ci lasciamo andare con tutto il peso del corpo verso il basso senza tirare. Che Vishnu sedesse sull'oceano delle possibilità, luogo al di fuori delle dimensioni del tempo e dello spazio, che segue la distruzione e prelude alla rinascita. Rialziamo la testa, espirando appoggiamo le mani a terra e sentiamo il contatto con il pavimento. Riprendiamo ancora forza dalla respirazione, sentiamo come la respirazione ci porta giù e su ed è capace di trasformare la nostra mente. Appoggiamo i piedi a terra, inspirando ci alziamo. Adesso se sentiamo la necessità possiamo avvicinarci alla parete e appoggiarci, altrimenti se riusciamo a mantenere l'equilibrio solleviamo il piede destro, la gamba destra, flettiamo un po' di volte il ginocchio per portare il tallone verso la fossa di opposta senza forzare l'articolazione. Sentite tensione del ginocchio, fate dolcemente questo movimento senza forzarlo. Prendete la parete, fate solo dall'altra parte. Poi portiamo il tallone verso la fossa iliaca opposta e se sentiamo tensione del ginocchio lo sosteniamo con l'altra mano. Se invece non sentiamo tensione lo lasciamo scendere. E facciamo un po' di volte questo movimento. Aperto il sollevamento. E sentiamo che si apre l'articolazione tra l'anca e il femore. Poi facciamo qualcos'altro, andiamo oltre, teniamo il piede fermo anche con tutte le mani e portiamo indietro il ginocchio, aprendo bene l'anca, prendo la ruota destramente e lo richiudiamo. Apriamo, verso dietro e schiudiamo. Tenendo fermo il piede con la mano sinistra o per chi ci riesce passando dietro la schiena e lo fermo con la destra, avremo una mano libera. Quella mano la lentamente la portiamo verso terra e continuiamo a fare quel gioco, quel movimento. Inspirando apriamo l'anca, portiamo indietro il ginocchio ed espirando chiudiamo il ginocchio verso la gamba sinistra. Man mano che scendiamo, quando espiriamo scendiamo un po' e chiudiamo il ginocchio. Inspirando apriamo bene l'anca e la gamba. Poi alziamo la testa, sciogliamo la posizione delle braccia, flettiamo un pochettino il ginocchio sinistro, guardiamo avanti, in modo tale da riprendere la circolazione normale. Poi lentamente ci rialziamo, cerchiamo di mantenere l'equilibrio, stendiamo leggermente la gamba e ricordiamo terra. Scarichiamo. Questa cosa dall'altra parte, solleviamo la gamba sinistra, aspettiamo il ginocchio un po' di volte, lo stendiamo e lo portiamo, in modo da vedere che in questo movimento non ci sia nessuna
difficoltà, nessun problema, nessuna leva. E portiamo il tallone verso la posizione opposta. Qua, come dicevo prima, se sentiamo tensione sosteniamo il ginocchio con la mano sinistra, altrimenti lo lasciamo scendere pian piano, in modo da fluidificare ogni movimento a scatto e ogni tensione superficiale o profonda che sentiamo. C'è solo flessione del ginocchio e rotazione interna del femore. Sono due movimenti molto semplici e asciutti, dobbiamo cercare di rendere. Poi teniamo fermo il piede con la mano destra o, se ci riesce, passando dietro la schiena con la sinistra. Con la mano libera cerchiamo di scendere verso terra, continuando a fare il movimento di apertura e chiusura della mano sinistra. Apriamo indietro il ginocchio e chiudiamo. Apriamo e chiudiamo. Quando espiriamo chiudiamo e scendiamo un po' con l'addome torace verso la gamba destra. Inspirando apriamo invece verso sinistra e verso dietro il ginocchio. Di nuovo alziamo la testa, sciogliamo la posizione delle braccia, delle mani, flettiamo un po' il ginocchio destro e ci rialziamo. Prendiamo la posizione, di nuovo ci sediamo a terra come abbiamo fatto prima, portiamo il ginocchio, due vicini talloni e sediamo. Allora, portiamo tutte e due le ginocchia, portiamo i piedi a contatto uno contro l'altro, aprendo bene i piedi come se fossero un libro e premendo bene con un piede contro l'altro. Ora cerchiamo di sentire la posizione del bacino in questo movimento avanti e indietro che può fare, in avanti e indietro, lo accenniamo appena, in modo da sentire cosa dobbiamo fare per portare il bacino in avanti. Immaginate che sia una bacinella piena d'acqua e la vogliamo rovesciare in avanti. Non possiamo pensare di far scivolare il glute indietro, di portare il peso della testa del torace avanti. Non solo cercare di inclinare. Poi scendiamo con il ginocchio destro a terra e appoggiamo il gomito sul ginocchio destro, gomito destro sul ginocchio, e afferriamo tutti e due i piedi con la mano destra. E con la mano sinistra favoriamo la discesa del ginocchio sinistro a terra. Il giaciglio di Vishnu era il serpente Ananta che lo sosteneva, copriva e teneva protetto con le sue numerose teste. Arrivato il momento in cui sarebbe ricominciato il ciclo della creazione, apparve un fiore di loto al centro dell'ombelico di Vishnu. Ci spostiamo dall'altra parte, quindi ginocchio sinistro a terra, proprio a terra, su questo pavimento, spostiamo di lato e appoggiamo il gomito sinistro sul ginocchio. Teniamo fermo i piedi, tutti e due i piedi con la mano sinistra, e poi scendiamo con il ginocchio destro verso terra, favorendo la discesa con la mano. Da questo fiore sbocciato apparvero le quattro facce di Brahma, ognuna puntata verso uno dei punti cardinali. Brahma pronunciò Aum, e questa fu la causa del movimento a spirale dell'oceano che diede origine all'universo, così come lo conosciamo ora, con le sue diverse dimensioni. In centro, premiamo bene con un piede contro l'altro per provando a scendere con le ginocchia a terra e a spostare avanti il peso del corpo della testa, prendendo la schiena lì, in modo da far ruotare il bacino in avanti, come se volessimo inarcarci.
inspiriamo, stendiamo le gambe, ora flettiamo il ginocchio destro e portiamo il piede all'esterno del gluteo. Se sentiamo tensione sul ginocchio possiamo salire su una mattonella per mettere la mattonella sotto al gluteo sinistro per aiutarci. A questo punto con la mano destra cerchiamo di tenere le ginocchia abbastanza vicino, no? Con larghezza delle altre. Con la mano destra afferriamo l'esterno della gamba o l'esterno del piede sinistro e portiamo il braccio sinistro dietro la schiena e cerchiamo di agganciare la coscia destra o il pantalone. E guardiamo. Ora ogni movimento che facciamo con la respirazione lo trasmettiamo allo sguardo. Quindi ogni volta che espiriamo spostiamo lo sguardo leggermente verso sinistra. Inspirando ci concentriamo solo sull'espansione del petto. Espirando ruotiamo lo sguardo un po' più a sinistra. Lentamente sciogliamo la torsione. E liberiamo la gamba destra. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Quindi la mano sinistra va verso l'esterno della gamba o del piede destro. Ci ancoriamo e portiamo il braccio destro dietro la schiena e eventualmente ad agganciare la coscia sinistra. E anche in questo caso ogni respiro che facciamo, espirando, spostiamo lo sguardo un po' più a destra. Lentamente sciogliamo la torsione e stendiamo di nuovo la mano. Afferriamo i gomiti a terra e tirando un po' con le mani, spingendo con i gomiti a terra, apriamo bene il torace e scendiamo con la testa sul pavimento. Premiamo un po' con il coccige a terra e apriamo il torace. Immaginate di avere qualcosa solo appoggiato al petto, di essere immersi nell'acqua e di voler tenere questo oggetto al di sopra dell'acqua per non farlo bagnare. È l'epitome delle possibilità. Da questo suono nascono tutte le possibilità. Le quattro parti dell'Aum rappresentano il ciclo attraverso il quale tutto deve passare. Appoggiamo la nuca a terra e appoggiamo le ginocchia al petto. Poi dondoliamo un po' indietro e avanti. E man mano prendiamo un pochettino la rincorsa fino a risederci a terra. Dondolando massacramente la tomba. Portiamo il piede destro contro il tallone destro contro il perineo. Appoggiamo le mani sulla punta del piede sinistro e come se fossimo un gattino che viene preso per la collottola, tiriamo indietro con le spalle, con la nuca, portiamo il mento contro lo sterno. A questo punto respiriamo solo se e quando ne sentiamo l'esigenza. Sentirete naturalmente contrarsi un po' la base del perineo e la gola, soprattutto quando tratteniamo il respiro. Non fatelo apposta, solo non respirate più ritmicamente, ma solo quando ne sentite veramente il bisogno. La prima parte, A, rappresenta la creazione o la nascita. La seconda parte
Hu rappresenta il sostentamento o la vita. La terza parte, M, rappresenta la distruzione o la morte. Queste tre parti sono presiedute dalla Trimurti Brahma, Vishnu e Shiva. Siamo la testa inspirando e espirando scendiamo con la fronte verso il ginocchio sinistro. La quarta parte, che è considerata la più importante, è il suono del silenzio. Nel momento immediatamente successivo all'OM, noi ascoltiamo. Il silenzio rappresenta la completa risoluzione delle tre parti precedenti. In termini yogici, questa risoluzione potrebbe essere descritta come unità, illuminazione o semplicemente come yoga. Inspirando rialziamo la testa e sciogliamo la posizione delle braccia, portiamo il gomito sinistro a terra o vicino, ovviamente possiamo portare la mano sul braccio, alziamo il braccio destro inspirando, apriamo bene il torace, guardiamo in alto ed espirando scendiamo con la mano destra verso il piede sinistro. Se riusciamo ad afferrare il piede, afferriamo il piede, altrimenti mettiamo la mano dietro la testa. Con la mano sinistra camminiamo un po' come mano del familiare, in modo tale da ruotare bene il torace verso l'alto e poi eventualmente afferriamo tutte e due, con tutte e due le mani il piede. Non è una coincidenza che la seduta per questo suono creativo sia l'immacolato fiore di loto, che rappresenta purezza e perfezione. Sciogliamo ruotando verso la gamba sinistra, ci risolleviamo. Adesso chiudiamo, la gamba destra è già piegata, il ginocchio è già piegato, chiudiamo la coscia e accavalliamo la gamba sinistra, oltre la destra. E afferriamo col gomito destro il ginocchio sinistro. Portiamo la mano sinistra dietro i glutei e ci aiutiamo a ruotare bene la colonna, aprire le spalle, aprire il torace. Eventualmente portiamo il gomito e la spalla oltre al ginocchio e continuiamo sempre ad aprire le spalle per cercare di ampliare il petto, il torace. Respiriamo soprattutto con l'apice polmonare sinistro. Il loto nasce dall'ombelico di Vishnu. L'ombelico è anche il luogo dal quale siamo stati nutriti nel grembo materno. Stendiamo le gambe e portiamo la gamba sinistra riprendendo dal Mahamudra, quindi portiamo il tallone sinistro contro il perineo, afferriamo il piede destro con le mani solo la punta del piede e come il gattino viene preso dentro al collo portiamo il mento contro lo sterno, attiviamo tutta la muscolatura dal pavimento pelvico fino al collo e respiriamo solo quando ne sentiamo la necessità. Il loto vive nelle acque stagnanti, con le radici ben salde e ancorate nel fango, eppure riesce a mantenersi pulito, facendo sbocciare i propri fiori dalla bellezza incredibile. La veloce crescita dello stelo che emerge improvvisamente dallo stagno rappresenta il dono dell'evoluzione spirituale e della capacità di saper affrontare con coraggio e coscienza le difficoltà terrene rappresentate dal fango dove la pianta vive. Inspirando alziamo la testa, espirando scendiamo con la fronte verso il ginocchio.
Il suo viaggio rappresenta il viaggio dello yogi, radicato a terra, ma volto alla ricerca della vera identità, pura, non macchiata dal fango, proprio come i petali del fiore di loto. Alziamo la testa ispirando, alziamo il pari dritto, già non ci assalto, quindi portiamo il gomito destro verso terra o la mano, l'avambraccio a terra, il gomito destro, scusa. Poi solleviamo il braccio sinistro inspirando, guardiamo in alto ed espirando scendiamo verso il piede destro con la mano sinistra. Se lo agganciamo, teniamo fermo, altrimenti teniamo la mano dietro la testa. Camminiamo con la mano destra per aumentare la rotazione e poi eventualmente afferriamo il piede con tutte e due le mani. Sentite quanto si può aprire il polmone sinistro in questa posizione. E ancora una volta osservate la mente mentre attraversa lo sforzo, mentre pesca nella disciplina, nella determinazione, nella gioia, nell'entusiasmo e costruisce il suo percorso. Ruotiamo il torace, ci risolleviamo ispirando e poi passiamo in Ardha Matsyendrasana. Chiudiamo la gamba sinistra che è già piegata, accavalliamo la destra. Non è necessario andare per forza oltre il ginocchio, possiamo portare anche la rettangolare in avanti così. E poi agganciamo il ginocchio destro col braccio sinistro e portiamo la mano destra dietro i glutei per aiutarci a fare maggiore torsione. Usiamo sempre due punti di appoggio, di ancoraggio. Se vogliamo possiamo portare la spalla oltre al ginocchio e continuare ad aprire bene le spalle. Sciogliamo la torsione e sciogliamo la posizione delle gambe. Ora appoggiamo dolcemente la gamba destra sulle mani in questo modo. E lo stesso movimento che abbiamo fatto prima, Stefano, vuole venire un pochettino più avanti, di qua se no. Poi stendiamo la gamba. Bravo. Stendiamo e flettiamo il ginocchio, in modo da sentire che questo movimento sia semplicemente un movimento naturale di estensione e flessione, niente di più. Riportiamo con i muscoli della gamba, ci portiamo più vicino possibile e poi favoriamo solo la completa flessione del ginocchio, portiamo il tallone davanti all'obelico. Senza curvarsi, senza fare cose aggiuntive, proviamo a sentire quanto il resto del corpo può rimanere impassibile, immobile, mentre la gamba solo si flette e si stringe. Una volta che abbiamo il tallone davanti all'ombelico, chiudiamo la coscia e portiamo il piede verso la posteriore opposta. Se sentiamo tensione qua, questo punto sul ginocchio, lo teniamo sollevato. Se invece non sentiamo tensione, lo possiamo lasciare scendere verso terra. Cerchiamo più che dall'altro di portare il piede il più possibile in qua, anche se il ginocchio sta altissimo, non ci interessa. E di non farlo scivolare, altrimenti entra in tensione la caviglia e ci fa male. Da qua mettiamo che il ginocchio sia molto alto, ci portiamo di lato, ci tuffiamo fino a quando il ginocchio non arriva a terra. Richiamiamo leggermente l'altra gamba, appoggiamo il piede a terra e poi scivoliamo avanti come se fossimo su un carrellino.
nella terza posizione col ginocchio destro a terra, in questa posizione scendiamo con il ginocchio sinistro che si porta dietro verso il corpo, in alta posizione, nella posizione del mandorlo. E da questa posizione facciamo un movimento di sangramata, quello che tieni pure diciamo, con le mani oppure di mettere in mezzo la mattonella, sotto l'altro, in modo tale che sia sostenuto, perfetto, che non faccia sforzo. In questa posizione, anche tenendo le mani a terra, se c'è aiuta, facciamo un movimento di sangramata, un mescolamento della lucina con il pallone, pianto di acqua. Soprattutto cosa possiamo disinnescare per rilassare la muscolatura che è eccessivamente contratta. Eventualmente supporti che possiamo usare, quindi appoggiare le mani a terra magari quando scendiamo di lato, in modo da evitare che i muscoli si contraggano eccessivamente. Poi, per sciogliere la posizione, teniamo la caviglia, teniamo il ginocchio e apriamo la gamba destra e poi stendiamo, in modo tale da non creare una leva. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, quindi mettiamo ed estendiamo. Se già in questa posizione sentiamo leva, vuol dire che stiamo contraendo tanto e troppo questa parte, la muscolatura di questa zona. Cerchiamo di rilassarla quella parte. Cerchiamo di rilassarla e eventualmente sosteniamo il ginocchio bene. Stendiamo e flettiamo. Quando abbiamo portato il piede davanti all'ombelico, chiudiamo la coscia e portiamo il piede verso la posteriore opposta. E anche qua, come prima, se il ginocchio scende a terra, buon per noi, altrimenti lo sosteniamo e evitiamo che entri in leva. E da questa posizione ci tuffiamo di lato per appoggiare il ginocchio a terra, appoggiamo il piede destro e scivoliamo avanti come se fosse un piede. Passettino, passettino, però poi fare lo scambio di tappetino. Scendiamo verso il ginocchio destro. Come i capelli. E facciamo di nuovo questa mutamento. Sciogliamo lentamente la posizione prendendo caviglia e ginocchio, aprendo la gamba sinistra e stendendo. Ora scegliamo il lato, lo rifacciamo dal lato che ci è sembrato più comodo, quello che ci è sembrato in cui ci è sembrato di essere più stabile. Quindi prenderemo una gamba, qualunque, la destra e la sinistra, la flettiamo e portiamo il tallone a non forzare l'articolazione. Ecco, cerchiamo di non forzare mai l'articolazione, è solo una questione di stensione muscolare che avviene con il tempo, l'esercizio, magari anche con un pochettino di tecnica. Chiudiamo e portiamo il ginocchio a terra. Poi portiamo l'altro piede, scivoliamo avanti come se fossimo sul carrellino e scendiamo. A questo punto stiamo appoggiando un ginocchio sull'altro piede. Okay. Se portando via il piede il ginocchio scende a terra, possiamo tranquillamente fare il loto flettendo l'altra gamba.
facendolo scivolare su. Se invece, portando via l'altro piede, il ginocchio rimane alto, è meglio per il momento mantenere il mezzo rotto, perché altrimenti vuol dire fare leva sul secondo ginocchio. Okay? Quindi da qua non facciamo altro che tenere il ginocchio appoggiato all'altro piede. Cerchiamo di fare in modo che questa posizione possa essere mantenuta per qualche minuto in consapevolezza della piccola tensione, dello sforzo. Se invece è doloroso, aumenta la tensione, diciamo, di rilassarla e renderla un po' più comoda. Teniamo il mento basso, dovremmo avere la schiena bella dritta, ma cerchiamo soprattutto di trovare una posizione che sia in cui il piede si scarichi completamente a terra, vada ad affondarsi nelle radici, quelle radici che sono nel fango nervoso, e per poi creare una sensazione di leggerezza verso la schiena e la testa che si ergono verso la luce come il fiore di loto. Prendendo il messaggio di Nataraja, tendiamo noi esseri umani facilmente ad affezionarci a una strada che man mano nel tempo consideriamo la strada. Ci sono invece tanti sentieri tracciati nella foresta e lo scopo non è nemmeno arrivare dall'altra parte della foresta. Lo scopo del percorso è permettere alla nostra essenza più profonda, al nostro sé più profondo, di percepire se stesso. Lo scopo dell'oggetto nello yoga è permettere al soggetto di percepirsi e di non perdersi tra desideri e paure all'interno della foresta. Per questo un percorso può essere utile. E per questo tutti i percorsi sono utili. La distruzione che rappresenta, che incarna Shiva, è quella delle sovrastrutture, dell'attaccamento a questo, dei manierismi, delle liturgie, dei dogmi che tengono a trattenere e ad accentrare solo su alcune persone la cosiddetta verità o saggezza, che invece è per tutti. Con uno slancio di positività, di ottimismo e anche con un po' di fede, vogliamo sperare che la distruzione portata dal terremoto possa comportare una rinascita non solo materiale, ma di movimento nella mente delle persone, che non si attacchino a quello che c'era prima, nelle proprie abitudini, ma che accettino, che possano accettare il cambiamento, che è l'unica realtà costante nella vita. Sarve Bhadrani Pashyantu,
Sabbe guardare lasciando Makasci Makasci Dukkha Bhavave Dukkha Bhavave Om Shanti Shanti Shanti.
Facciamo un bel respiro profondo. Ancora senza muoverci, proviamo a percepire i confini del nostro corpo e dello spazio. A rientrare in contatto della nostra parte più fisica. La consapevolezza della nostra parte fisica ci permette di individuare il nostro perimetro, la nostra forma, la nostra sostanza terrena e materica. L'energia che muove questa sostanza materica a partire dalle dita dei piedi e delle mani. E lasciamo che questa energia cominci a muoversi nel nostro corpo, a partire dalle periferie fino ad arrivare al centro. Proviamo a raccogliere le ginocchia, portarle verso il torace. Rotolando sulla schiena ci giriamo su un fianco e rimaniamo ancora qualche istante a osservare il nostro corpo, il nostro respiro, le nostre emozioni. Piano aiutandoci con le mani, ci mettiamo seduti portando i palmi uniti davanti al cuore. Rimaniamo ancora a osservare per qualche respiro il nostro stato, come ci sentiamo in questo momento. Osserviamo la nostra forza. Forza che alberga in ognuno di noi. Che ci permette sempre di poterci risollevare qualsiasi cosa accada. Thank you.
facciamo ancora un bel respiro profondo. Piano piano solleviamo le mani all'altezza del viso e apriamo gli occhi. Namaste. Grazie. Grazie. Grazie.